tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. MAB & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Andrea Zoli contro Ranieri, due carriere totalmente differenti. Ranieri chiaramente con grandissimi successi ottenuti, ma Andrea Zoli anche allenatore che si è conquistato la stima soprattutto lavorando con i più giovani, lavorando molte volte col settore giovanile e riuscendo a valorizzare veramente tantissimi calciatori. Un po' quello che sta tentando di ripetere anche quest'anno con l'Empoli, dove ancora una volta la filosofia è quella di vendere i giocatori migliori per poi acquistarne altri. In questo caso, pensate, il bilancio complessivo dei trasferimenti dell'Empoli è stato di ben 40 milioni con le cessioni di Vicario, Asilani, Parisi, Bairami, per citare solamente quelli più importanti. E da questo punto di vista bisogna dire che gli acquisti sono invece giocatori o in prestito o addirittura presi a bassissimo prezzo, ad esempio il Cancellieri, che è uno dei giovani che sta emergendo, comprato a solamente 1 milione, ma che sul quale si punta per tentare di far crescere la squadra. Una squadra che con il tecnico che è subentrato nel corso della stagione ha dato la sensazione di crescere e che all'interno ha anche diversi giocatori che fanno parte del passato del Cagliari, del recente passato del Cagliari, da Valukiewicz a Grassi, per citare qualcuno, ma senza dimenticare anche Marine, che è altro giocatore che è passato a Cagliari. Una squadra che gioca con il tentativo di far crescere i calciatori nell'ambito di un progetto. È una squadra chiaramente di, come abbiamo detto, di giovani o di giocatori che vorrebbero affermarsi o di altri che stanno tentando di rilanciarsi dopo aver avuto la possibilità di farlo o dopo aver dimostrato in passato di avere del valore. Grassi ad esempio è uno di questi. Noi abbiamo visto a Cagliari che era reduce da tantissimi infortuni, ma pian piano si stava riprendendo. Formazione che giocherà probabilmente con un modulo caro al tecnico, è una sorta di 4-3-3, anche se poi i tre di centrocampo con i due esterni creano una sorta di V davanti alla punta centrale, e per la precisione nell'ultima partita ha giocato non centrale, non ha giocato il capocannoniere Caputo, che dovrebbe rientrare in questo match, e a questo proposito tornerebbe a destra Cancellieri. Quindi formazione ipotetica con Caprile tra i pali e Bue con Valukiewicz, Luperto e Bastoni, centrocampo con Malè, con Fazzini e con Grassi, e poi a destra Cancellieri, a sinistra Cambiaghi e al centro, come vi ho detto, Caputo. Squadra da prendere con le pinze, perché non è facile giocare contro quest'Empoli, che è una squadra che può sorprendere, quindi attenzione massima nel modo in cui si affronta. È vero che in un periodo difficile del campionato, ma è stato vero che proprio perché squadra giovane, squadra di prospettiva, potrebbe anche essere una squadra che all'ultimo momento può trovare anche il colpo di coda. Sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. MAB & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it.